Buongiorno, buon lunedì. Questa è la Vlogmas, perché tutti fanno questi Vlogmas e se io non li faccio poi resto indietro e sono l'unica youtuber che non ha fatto i Vlogmas, quindi tipo che nel titolo ci metto Vlogmas così, no? Cioè, anche io sono di quelle alla moda. Settimana sempre più prossima al Natale, ragazze, perché questa è la settimana del centro del mese di dicembre. Oggi è 10, quindi siamo quasi a metà mese, mancano 15 giorni a Natale, quindi 2 settimane e ci siamo. Oggi non lavoro, o meglio, lavoro ma non lavoro in negozio, e sto andando a una tavola rotonda, sì, la possiamo chiamare proprio così, organizzata da giornale Wired, Wired.it ed è Novartis, che è un'azienda farmaceutica se non sbaglio, no? Ed è una tavola rotonda che riguarda i temi appunto del wellness, del beauty, ma dei temi salute, eccetera, eccetera, quindi di tutto ciò che riguarda influencer, blogger, eccetera, e notizie date sulla rete relativamente al wellness e alla salute e al benessere, insomma, no? Wellness e benessere in italiano. Aspettate che ho le chiavi in mano. Devo andare quindi in zona Duomo. Ho inaugurato oggi questo nuovo cappottino rosso, che è un cappottino che ho preso con il Black Friday, e vi voglio fare un video dove vi faccio vedere tutti i regalini, cioè tutti, 2 cosine che mi sono comperata negli ultimi tempi e che sono stati praticamente il mio regalo, auto regalo di compleanno, non avendo nessuno che regalo. Ho ricevuto una t-shirt da mio fratello e un'altra t-shirt da un amico e basta. Per il compleanno mi sono fatta quindi degli autoregali e ho approfittato del Black Friday perché ho trovato sia il cappottino che un altro giubbino che volevo scontati del 50%. E siccome questo cappottino lo puntavo da tempo perché è rosso e io amo e adoro il rosso, infatti ci ho abbinato anche il rossetto rosso e il basco alla francese che adoro, vi faccio un video per e non mi piace, lo infiliamo dentro così sta meglio. Occhiali anche oggi perché c'è il sole, anche se c'è freddo. Oggi quindi la mia giornata prevede questo evento che durerà tutto il giorno, finirà verso le 4, le 5 oggi, adesso sono le 10 del mattino, quasi le 10 meno un quarto, e invece poi verso le 5, non ricordo bene, devo guardare l'orario, comunque lì vicino a dove faccio questo evento devo andare da un parrucchiere, mi è stato offerto un trattamento super rinforzante per i capelli che si chiama Essenza Minerale, lo farò da Marchina in Corso Venezia e devo andare quindi a farlo, vi farò vedere di cosa si tratta e poi dopo vado a Salsa, quindi questa è la mia giornata di lunedì e ci vediamo dopo. Un bacio. Ciao. Oggi è mercoledì e credo di non aver girato lunedì qualcosina. No, martedì forse. Beh, insomma, ragazze, questi sono giorni intensi, belli pesanti, perché si lavora tantissimo per i giorni prima di Natale, insomma. E io oggi però fortunatamente avevo la mezza giornata quindi di lavoro, quindi sono già a casa, o meglio sono le 6 meno un quarto, sono a casa dalle 3:30 e ho fatto i piatti, c'è il rossetto sui denti. Ho fatto i piatti, ho sistemato la casa e ho sistemato anche un po' qua in camera, però vedete che c'è tutto del casino perché sono delle cose che ho lavato, le ho appeso alle grucce e devo trovargli una sistemazione nell'armadio. Peraltro sono anche cose che vi devo far vedere perché qualcuna è parte di una haul. Mi sono messa il rossetto perché ero troppo pallida, però sono in realtà in tenuta casalinga. Questa è una delle felpe che ho recuperato dalla cantina e che mi ero comprata nel 1987, lo ricordo strabene, avevo 16 anni
Ho ancora il rossetto sui denti? No. Avevo 16 anni, mi sono comprata questa felpa che è double face, vedete, si può mettere anche da questa parte a tutti i titti e gatto silvestro. Ed è appunto una felpa con questa scritta. Guardate, campioni d'inverno. Ci sono Titti e Gatto Silvestro che sciano ed è di quelle super morbidose che avevano le maniche così. Mi ricordo che in quel periodo si usava tantissimo la manica così che poi tu arrotolavi. Ne avevo anche un'altra così mi piacevano da morire. Ovviamente la usavo per uscire, manco a dirlo, ovviamente no, adesso non la uso più, vedete? Sì, la uso a casa, ma mi ha riportato indietro nel tempo. Niente, stavo mettendo a posto e mi è venuto in mente che ho queste due scatolone. Allora ho detto, oggi faccio vedere un po' di robe, anzi bustone di Yves Rocher, perché durante i mesi passati, credo in novembre, anzi novembre, forse fine ottobre, sono stata da Yves Rocher per degli eventi. Ragazze, mi hanno riempito di prodotti, ma riempito veramente di prodotti. E niente, vi volevo far vedere qualcosa, così svuoto la scatola. Ora c'è da dire che io qualcosa la conosco già molto bene perché sono prodotti che utilizzo da tantissimo tempo. Vi faccio vedere tutto quanto il beauty, mentre magari il make-up ve lo potrei far vedere in separata sede, in una haul makeup che magari sto preparando. Sì, vi faccio vedere il beauty. Mi hanno regalato innanzitutto due prodotti che avevo messo nei miei stra preferiti, top shampoo e balsamo low cost, sempre da anni. Sì, ho la manicure da fare. E sono questi qua. Shampoo e balsamo della linea Nutrizione Capelli Secchi e Stratodiana, che io li adoro. Invece, non ho ancora provato quest'altra linea, sempre per capelli, che è questa qua, il siero senza silicone fortificante per tutti i tipi di capelli al olio di jojoba. Questo qua, questo non l'ho mai provato. Poi non ho mai provato nemmeno l'olio riparatore per capelli molto secchi e rovinati, sempre all'olio di jojoba, questo. E poi mi hanno dato anche questa coppia qua di crema corpo latente in suo nutriente, anzi è un doccia schiuma super super dedicato alle pelli super super secche, super super dedicato, che è al shea butter, vedete, extra dry skin, quindi proprio per le pelli ultra secche c'è questa abbinata. Poi ancora, sempre per la linea corpo, mi hanno dato anche, sempre all'estratto di avena senza oli minerali, il latte nutriente. Della linea capelli anche l'aceto da risciacquo all'aceto di lampone. Questo, appena l'ho visto in negozio, ho detto: no, ragazze, se volete farmi provare una cosa che mi incuriosisce, l'aceto da risciacquo. Senza silicone, senza parabeni per tutti i tipi di capelli, dovrebbe donare appunto luminosità. Non vedo letteralmente l'ora di provare questo perché è un prodotto super nuovo per me, grande mio super promosso. Sapete che l'ho promosso in tutte le salse, uno dei miei oli struccanti preferiti, il Purkalmil, che è un olio micellare detergente alla camomilla. Questo, vabbè, lo uso da un sacco di tempo, ne ho addirittura due da utilizzare, e uno addirittura da finire. Loro me lo reinviano sempre perché sanno quanto io lo ami e quanto l'abbia anche ricomprato, ovviamente autonomamente. Poi mi hanno mandato alcuni di questi prodotti. Io questi li proprio li stramo, però questi qua credo che li terrò via per l'estate, se avrò la fortuna di andare da qualche parte, perché sono i gel doccia concentrati. Si possono fare 40 docce con questo prodotto da 100 ml. Ragazze, io non ci credevo perché dicevo sempre: ma figurati se riesco a fare 40 docce con sto prodottino piccolino. Sì, è super super concentrato e mi ha stupito. Pensavo fosse un semplice bagnoschiuma, non lo è, provatelo. E ho preso quello al oliva. Poi ho preso quello al fiori di loto, lo metto qua così riequilibra la videocamera. Poi ho preso quello alla pomegranate, quindi alle bacche rosse,
quindi melograno e bacche rosse. Questi ancora fiori di loto, invece questo è fiori di Tiare e Yang Lang. Strabuono. Poi, per quanto riguarda le mani, ho la crema mani idratante a lunga durata con arnica bio della Gasili, che è la loro tenuta, questa qua, quindi crema mani di cui faccio stra largo uso in inverno, ma della serie crema mani ho anche quelle piccoline, che sono, no, questa è una maschera, questa è una crema mani, sì, questa è la crema mani all'olivo, mentre questa è una maschera a luminosità con l'olivello spinoso. Guardate che carine, così piccole anche per ridare regalo, 30 ml. E questa invece è una maschera energizzante con salvia e alla lì, no, con linfa di agave, non con salvia, ho sbagliato, perché in spagnolo credo si dica con savia de agave, però è linfa. Poi ho anche l'Hydra Vegetal siero liquido ultra idratante, eccolo qua, quindi un siero per il viso, e sempre per gli occhi, per il viso, insomma, ho lo struccante rapido occhi. Ecco, questo non l'ho mai provato, quindi ho provato il micellolio micellare, ma non ho provato il bifasico per gli occhi, quindi questo sono curiosa, non l'ho mai, non so cosa sia, cioè non so come funzioni. Poi della linea viso mi hanno consigliato l'Anti-Age Global, quindi ho la crema occhi, contorno occhi, la crema alle cellule native vegetali, che è quella da notte, della linea sempre Anti-Age Global, e il siero, e poi la crema giorno, eccola qua, quindi crema giorno, crema notte, siero e contorno occhi. Poi di queste piccole mini taglie ho i solari, sia il latte dopo sole che il latte solare SPF 30. Sapete, io uso i solari anche d'inverno perché li metto sempre. Poi ho il burro corpo al burro di karité, cioè il burro corpo al burro di karité, sì, quindi è un balsamo riparatore per le pelli super super secche. E per finire ho un fondotinta, no, questo ve lo faccio vedere con lo spacchettamento make-up, anche questo. Ho questa qua, che è un'altra cosina che mi incuriosisce tanto, che è la polvere sfoliante 100% di origine naturale. Questa praticamente è una polverina che voi aggiungete o al vostro detergente o con un pochino d'acqua e vi esfolia il viso. Questa mi interessa tantissimo perché avevo provato un altro prodotto simile e mi piace moltissimo il concetto di un altro brand, e quindi voglio vedere come funziona. Dice che sono 7 ingredienti di origine naturale 100% per esfoliare la pelle dolcemente, agitare, mescolare con il gel pulente, quindi tipo con anche questo. Lui dice l'Hydra o il sebo vegetale, eccetera, e applicare, poi scrabbare il viso. Ultima cosa, sempre per lo struccaggio, visto che io amo i prodotti ricchi e adoro lui, mi hanno consigliato di provare la Rich Creme, che è una crema detergente ultra nutriente senza schiuma e senza solfati per viso, occhi e labbra. Quindi una crema molto ricca per struccarmi. E poi ci sono dei profumi, ma questi ve li farò vedere veramente con la haul del make-up. Niente, li ho svuotati. Peraltro, ragazze, sto pian piano aprendo il calendario dell'avvento. Magari domani vi faccio vedere che cosa ho trovato fino a questo momento nel calendario dell'avvento di Brochet. Non ne ho altri quest'anno perché avevo il calendario di Foodspring, ma me lo sono completamente aperto tutto insieme. Questo rossetto è bellissimo, ma si trasferisce sui denti. Allora, io adesso metto a posto tutto sto marasma e vado ad allenarmi, però prima mi dovrei rifare la manicure. Sto meditando se fare la ricostruzione in gel. È che mi piace mettere lo smalto e avere sempre colori diversi. Voi direte, puoi fare la ricostruzione no colorata? Non lo so, cosa dite? Non lo so, non lo so. Ci devo pensare. Vediamo. A domani, ovviamente. A domani. Ci vediamo domani, ragazze.
farò un pezzetto anche domani. Giuro che questo wiki vlog sarà completo di tutti i giorni, tranne martedì che ormai ho toppato. È venerdì, fa tantissimo freddo e c'è la scritta 2019 alle mie spalle. Sono venuta all'outlet Scalo Milano a fare un giro perché devo fare qualche regalo di Natale e ho finito di lavorare presto, alle 5:15. Guardate come mi illumina il viso, struccatissimo, sono completamente struccata, ragazzi, a parte le sopracciglia, infatti ho una faccia terribile, guardate che bello. 2000, poi c'è la porta che è praticamente lo zero, 19, bellissimo. Non so dove andare, sicuramente voglio fare un salto da Adidas e Nike, che sono dei posti dove vado sempre quando vengo qui all'outlet, ci vado sempre perché sono malata di shopping, fitness. Guardate il negozio cartelle, che figata. Beh, vediamo se troverò i regali di Natale, passo sicuramente anche da Freddy, sono i miei negozi preferiti qua, quindi faccio un giretto, non so se riuscirò ad andare anche in palestra, ma insomma questi regalini andavano fatti. Poi lavorando in negozio 48 ore a settimana non so se avrò altro tempo per fare i regali, quindi così è. Entro da Bialetti, che ha sempre delle cose per la casa fantastiche. Bialetti, prima tappa. Ragazzi, da Bialetti ho preso una cosa fantastica, ma non ve la posso far vedere perché la persona a cui la voglio regalare guarda i video. Quindi è per te questo regalo, non lo posso far vedere. L'ho preso anche per me perché mi piaceva troppo e quindi ho preso sia per te che per me. Ma non posso farvela vedere, ve la farò vedere poi. Entro da Nike. Ho colpito, mi sono fatta il regalo di Natale da Adidas e adesso vado a farmene uno da Nike. Due regali volevo e li ho trovati, quindi adesso me lo vado a prendere. Ho visto un leggings bellissimo, ve lo preannuncio. Cioè, comunque sono malata, ragazzi, io comprerei solo roba sportiva, o quasi, cioè nel senso, no, compro anche roba non sportiva, come sapete, l'avete visto nella haul compleanno, però se potessi la cosa preferita da comprare, ecco, è roba sportiva. Adesso devo scegliere tra due leggings bellissimi che vi faccio vedere. Allora, uno è questo qua, cioè ce n'è uno che mi piace troppo ma è carissimo, non me lo posso comprare, questo, bellissimo, ma costa 45 euro, un leggings 45 euro, sembra un po' troppo. L'altro è questo, costa 25, è molto meno bello, però mi piace molto la scritta gialla. Se no c'è questo stupendo anche lui. Quale prendo? Ho ceduto, mi sono fatta il regalo di Natale fitness come avevo pensato di fare, mi sono presa tre paia di leggings e questo è, ho ceduto al regalo fit, vabbè. Ho fatto però anche un altro regalo e io praticamente quei regali ho pressoché finito, perché faccio veramente pochissimi regali, mi basta una mano per le persone a cui devo fare il regalo e devo spedire il regalo a mio fratello, quindi devo andare in posta a fare il pacco perché ho un pacco da spedirgli e sono a posto, molto 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 bene. Sono addirittura d'arrivo per la macchina, quindi vado ad allenarmi e probabilmente credo che ci vedremo domani con la fine di questa settimana. Ormai mancano 10 giorni a Natale, ragazzi. Infatti sentite in ogni dove canzoni natalizie. Basta. A domani. Buongiorno. Sì, è un albero di Natale. C'è un albero di Natale. Vediamo se qua si vede meglio.
No, devo accendere la luce. Eccolo. C'è il mio albero di Natale con anche le candeline natalizie a fianco. Sono le 9 del mattino, come vedete dal mio orologio. Guardate le candeline. Aspettate che accendo la luce qua nel corridoio e nel bagno. Eccolo qua. Oh, e luce fu. Sì, lì c'è la mia gatta Trilli. Ho messo le candeline di Natale che la sera metto proprio la candelina. Ecco, c'è la mia collezione di giochi che avevo preso al McDonald's. Vabbè. Queste sono le candeline di Natale. La sera le accendo, ragazze. Accendo l'albero, accendo le candeline nel mio mini corridoio. È Natale. Vedete il mio alberello? È rosso e dorato e argento. Insomma, lo so che oro è argento, però. In effetti è argento con delle palline rosse che però hanno delle venature dorate, quindi c'è un mix. Gli ho anche foderato il vaso. Insomma, quest'anno è Natale, non lo facevo da un sacchissimo di tempo e quest'anno ho detto no, Silvia, devi addobbare Natale. Ho anche Babbo Natale appeso alla porta del bagno e tutti i babbi natalini nel mobili del corridoio. Guardate che belli. Uè, uè, questi sono girati. Aspettate, mettiti dritto. Pure tu. Ok. Questa sono io. Buongiorno! Mi sono appena svegliata. Oggi mi sono, cioè, appena svegliata. Da un'oretta mi sono svegliata. C'è l'altro babbo natalino. Adesso colazione. Ragazze, farò colazione in strafretta e quindi mi farò lo shaker proteico con la banana, perché oggi è sabato e voi avete idea della bolgia che ci sarà a lavoro in negozio di sabato al 15 di dicembre. Il delirio, il delirio. Eccomi qua, struccata completamente, ragazzi. Sarò la fascetta per i capelli, per altri capelli non sono super freschi, ma farò una coda perché non ho tempo. E faccio colazione e uso loro. Ho aperto la scatola che ho ricevuto un paio di giorni fa, ce l'avevo ancora imballata perché l'avevo ritirata dal portinaio, ma non avevo provveduto. Qua c'è un cucchiaino del mio caffè, perché almeno il caffè l'ho preso. E ho frullato. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro, perché ci sono dei gusti molto Christmas. C'è lo Shape Shake, ragazze, al marzapane e mandorla. Eccolo qua. Cioè, gusto super super Natale. Concentrato in polvere di proteine, del siero del latte, caseinato di calcio, inulina e carnitina per la preparazione di bevande proteiche. Non me lo ricordavo ci fosse la carnitina. Ottimo, ottimo che ci sia la carnitina. La carnitina è, diciamo, sempre, quasi sempre associata, data come integratore a persone che vogliono perdere un po' di massa grassa, perché insomma, aiuta, è un aminoacido che aiuta nel metabolismo appunto dei grassi, per cui ottimo. Ma poi marzapane mi piace moltissimo, a me tutto quello che ha la mandorla mi fa impazzire. Quindi marzapane e poi questa dovrebbe essere cannella, c'è lo Shape Shake. Questa qui che cos'è? Non è la cannella? Vediamo. Sì, ragazze, confermo, è proprio la cannella perché è scritto in tedesco, se non sbaglio, no? Sì, tedesco. Quindi Zimt e Marzipan. Eccoli qua. E come mi faccio? Mi faccio cannella e banana. Secondo me ci sta bene. Adesso frullo tutto e faccio colazione con cannella e banana. Peraltro ho anche un nuovo shaker. Eccolo qua, mi piacciono moltissimo i loro shaker perché li posso pulire molto facilmente. Non mi piacciono quelli che hanno l'imboccatura stretta perché poi non si riesce a pulirli bene e puzzano. Mentre con questi riesco a pulirli bene. Questo serve per far shakerare bene la polvere, diciamo, per shakerare bene la polvere. Lo mettete su e
appunto si shakerà bene. Però ne ho vari, ma ancora non ne ho gettato via neanche uno. Basta, adesso ci metto lui, ci metto cannella. Carini questi nuovi gusti, quindi se avete un regalino di Natale da fare può essere anche carino, perché arriva così, ve l'ho fatto vedere, no? Con scritto Christmas box. Mi sembra, Christmas box. Magari avete un fidanzato super sportivo, o una fidanzata, o un'amica, o un amico, o il fratello, quello che sia. Colazione, ragazzi, è volo, volo, volo a lavoro. Ci vediamo più tardi, perché tipo vi voglio salutare stasera, questa volta. Ah, ovviamente vi lascio in info box le info per acquistare Foodspring. Lo sapete che collaboro con loro, quindi c'è sempre il mio codice sconto che vale sui prezzi non scontati sul sito, ve lo ricordo. E basta, trovate tutto in info box. Frullato fatto, lo verso nel bicchiere perché mi piace di più berlo dal bicchiere. E ho sempre l'occhio per farmi un bicchiere pieno, perfetto. E buona colazione. Sono le 9:15, mi trucco e volo, mi trucco. Faccio quel poco di necessario perché non ho tanto tempo e non ho nemmeno voglia. Poi mi piace sempre avere un trucco leggero. Adesso non ho ancora nulla. Sono completamente struccata, ho solo la skin care. Infatti le mie sopracciglia. Vorrei tatuarle, non lo so, ragazze, che dite? Credo che mi porterò però un po' di questo marzapane, così lo assaggio, perché non penso di avere tempo di pranzare. Sì, ho mezz'ora e ho il pranzo, però non di fare spuntini. Di solito magari quando non c'è così tanto caos mi faccio un panino, un toast, però questa volta devo trangugiare qualcosa al volo perché sono sicura che il negozio sarà strapieno. Quindi metto un po' di polvere qua nello shaker e me la porto dietro, così faccio colazione con questo, faccio merenda con questo. Quindi apro anche il marzapane. Mamma mia, che profumino buono! Vabbè, ragazzi, è un profumo buonissimo. Comunque la solubilità delle proteine di Foodspring raramente l'ho trovata. Cioè, voi date una shakerata e sono subito strapronte. Quindi per il mio spuntino mi preparo lo shaker e me lo metto in borsa. Ok, bianco, mi piace lo shaker bianco, sa di Natale. E così ho il mio spuntino assicurato. Queste robe qua sono veramente super pratiche per fare gli spuntini, ragazzi. Ve l'ho sempre detto, gli integratori vi devono aiutare nel condurre un'alimentazione più bilanciata, nel senso che a volte è impossibile. Se non, cioè, io magari se non mi portassi questo finirei per mangiare uno snack di magari, che so, cioè io no, però magari nella maggior parte delle persone dicono: ho fame, devo mangiare una roba svelta, e via magari di biscottino, via di salattino, via di pizzettine e quelle robe che trovi in qualsiasi bar se stai in giro, no? Se stai magari anche a lavoro, entri nel bar a fianco a dove lavori, ti compri queste robe qua e via. No, no, no. Quindi a me gli integratori servono perché mi aiutano nei momenti in cui non riesco a prepararmi le cose a mangiare meglio. Quindi questa deve essere l'ottica. Quando mi chiedete: ma fanno dimagrire? Non è che loro fanno dimagrire, ma ti aiutano a costruire un'alimentazione che, visto che è migliore, ti porterà verso un risultato molto prima. Questo è il focus da tenere sempre presente. Ci vediamo dopo, anzi, dopo nel senso di stasera, che volo, volo. Non riesco neanche a parlare da quanto sono stanca, ragazze. Cioè, sono stanca a livelli incredibili. Adesso devo cenare, sono le 9:30. Cioè, l'ultimo cliente è entrato alle 7:35 quando avevamo chiuso già da 5 minuti. Doveva fare un regalo e gliel'abbiamo fatto fare. C'ho la testa che mi strascoppia. Voglio solo cenare, penso che farò la fregola sarda e per cena la faccio semplicemente con il sugo con aglio alla marinara, prezzemolo, peperoncino. Poi
Per secondo farò del pollo, qualcosa del genere, perché sono morta, cioè voglio solo andare a letto e dormire, dormire, dormire. Quindi vi saluto, volevo fare questo pezzetto di video per salutarvi, perché domattina, cioè dopo cena vado a letto e probabilmente editerò questo vlog, così sarà online domani, che è domenica. E volevo mandare un saluto speciale a tutte le commesse e dire loro, sono con voi ragazze, sono con voi, ragazze, ragazzi, vi capisco, tenete duro, ancora 10 giorni e abbiamo finito nel senso di questo periodo. Basta, non ho altro da dire, sono smontata, smontata. Alla prossima settimana, ragazze, a domenica prossima col Wiki Vlog, ma a domani con un nuovo video. Ciao!